Devo dire che loro ci hanno sorpreso, perché effettivamente la Shenkhoven 4 non l'avevamo ancora visto e devo dire che ci ha messo in grande difficoltà. Ha retto in recezione, abbiamo provato a battergli addosso e alla fine ha giocato un'ottima partita. Siamo rimasti sorpresi da questa situazione e non abbiamo avuto la forza di reagire. Anche poi mentalmente quello che dobbiamo imputarci è che non abbiamo reagito immediatamente con tutte le dovute situazioni tecniche e psicologiche a un cambiamento della formazione. Ecco. La Borrelli, diciamo, ha anche retto abbastanza bene la recezione, sicuramente loro l'hanno messa in difficoltà, hanno battuto meglio di noi sicuramente, ce lo hanno battuto meglio, secondo me con più efficacia ci hanno messo un po' tutti in difficoltà, come già detto noi. Effettivamente, guardando anche i punti e le percentuali, la Shenkhoven 57% in attacco, ha ricevuto e attaccato, abbiamo provato tutte, lei effettivamente ci ha messo in grande difficoltà. Ecco, forse una grande reazione. Sì, diciamo, ormai la partita, quando non hai niente più da perdere giochi bene, ma oggi abbiamo giocato veramente male, ci spiace per il pubblico, i nostri tifosi e tutto quanto, perciò dobbiamo solo rimboccarci le maniche e andare comunque a continuare a lavorare senza nessun problema. Grazie. Devo dire che il primo set, ripeto, loro sono stati bravi, io sinceramente la Shenkhoven 4 non l'avevo ancora vista quest'anno e devo dire che ci ha messo in difficoltà subito il discorso tecnico, poi da lì però potevamo entrare subito in partita, ecco. Invece noi abbiamo perso un set prima di iniziare a giocare, di capire cosa dovevamo fare, poi abbiamo cercato di farlo, secondo a mio avviso si è giocato anche bene, siamo stati punto a punto, poi dopo mentalmente non siamo riusciti a reggere il proseguo della partita. Risultato giusto secondo te? Risultato giusto per quello che abbiamo fatto vedere in campo noi e la squadra di Milano. Sicuramente la prestazione della Rebecchi Lupa di stasera meritava una sconfitta sonora, perché a parte pochi scampoli di partita non siamo mai state veramente concentrate, abbiamo concesso troppo ad un avversario che comunque rispetto alle partite precedenti che noi avevamo analizzato a video sicuramente è risultato molto ben organizzato e preciso in tutti i fondamentali. Sinceramente no, perché quella è stata una reazione che è abbastanza semplice avere quando ormai non hai più niente da perdere e quando forse dall'altra parte una squadra che capisce di aver vinto la partita si rilassa un po', però se vuoi fare 3 punti in linea 2 devi mettere in campo il carattere anche quando il match è ancora aperto. Non invece lì, a quel momento lì, diciamo anche nel time out, ci eravamo detti ok, cerchiamo soltanto di finire facendo una figura meno brutta di quella che stiamo facendo, allora è facile a quel punto rischiare. Ma le energie che bisogna recuperare sono innanzitutto quelle mentali, perché chiaramente quando vinci il giorno dopo ti presenti in palestra carico di voglia di fare, anche se magari le gambe sono un po' molli, invece così diventa tutto più difficile, quindi soprattutto bisogna essere bravi a dimenticare quello che non è andato, cioè farne tesoro per lavorarci sopra, però sicuramente non è che in 2 giorni risolvi il problema tecnico, è più un discorso di atteggiamento che devi riuscire subito a recuperare e a modificare per la prossima partita. Ma adesso io non ho visto ancora i dati, però credo che la ricezione non sia andata male, forse a tratti, però in generale abbiamo ottenuto abbastanza. Invece da rivedere sicuramente la difesa e anche l'attacco, dove non sempre siamo stati incisivi, merito anche di Milano che comunque ha murato e difeso in modo molto ordinato.